La riforma della polizia regionale ha detto ci sarà un coordinamento della polizia locale, un coordinamento a livello regionale, però per il resto la competenza resta agli enti locali. Sì, una comunicazione di giunta per l'esattezza dove ho comunicato quali sono le linee strategiche che porteranno alla modifica della normativa che riguarda la polizia locale nella trasformazione di una polizia regionale, pur rimanendo gli agenti di polizia locale legati agli enti di appartenenza, ci sarà un coordinamento regionale che permetterà una maggiore efficienza su tutto il territorio lombardo. Efficienza che si svilupperà soprattutto attraverso due cambiamenti importanti. Prima di tutto la formazione di nuclei specializzati. Noi abbiamo già nell'ambito dei comandi più strutturati, mi viene in mente quello dei capoluoghi di provincia, dei nuclei specializzati per il controllo stradale e per il controllo della sicurezza urbana, quindi mi viene in mente ad esempio per il controllo del falso documentale. Abbiamo veramente delle specializzazioni importanti, mi viene in mente la polizia giudiziaria, e quindi tutte queste specializzazioni che però purtroppo ad oggi sono solo nei comandi maggiormente strutturati saranno a disposizione di tutto il territorio lombardo, da un lato per formare nuovi agenti e dall'altro per dare un supporto nei comandi dove ovviamente queste specializzazioni non ci sono. Dall'altro lato, attraverso un coordinamento regionale, sarà possibile, quando ci saranno particolari necessità, Expo sarà una di queste, fare sì che la polizia regionale, quindi gli agenti di polizia locale presenti sui territori che hanno maggiore criticità, siano un numero superiore e quindi dei patti di mutuo soccorso da zona a zona della Lombardia. Ciò è capitato anche in passato, che si stava cercando di avviare questi patti di mutuo soccorso, chiamiamolo così, tra zona e zona della regione in caso di interruzioni di strade a seguito di frane e di calamità, e quindi attraverso una normativa che già al suo interno prevede questi spostamenti di forze sarà più agevole e sarà più possibile che ci sia appunto questo mutuo e reciproco soccorso. Ovviamente la normativa, questi due sono i due capisaldi della normativa, ma prevede tanti altri approfondimenti e modifiche normative, ma queste verranno sviluppate nel corso degli incontri con gli stakeholders che già da questo mese stiamo organizzando su tutto il territorio lombardo, perché la mia intenzione è quella di incontrare gli agenti di polizia locale, quindi coloro che recepiranno questa normativa, e quindi incontrando loro e incontrando i comandanti, ovviamente i sindacati delle polizie locali. Ecco, sempre sul fronte sicurezza, però la Giunta ha stanziato 3 milioni di euro proprio nell'ultima seduta, no? Sì, sempre nella stessa seduta di Giunta ho avuto il piacere di portare un contributo importante per i nostri enti locali, ovvero un bando di 3 milioni di euro a disposizione dei nostri enti locali sul territorio per l'acquisto di strumentazioni, del sistema di videosorveglianza, di tutto ciò che riguarda la sicurezza nell'ambito e comunali e provinciali. Era una delibera a lungo attesa dai nostri sindaci, dai nostri presidenti di provincia, che sappiamo che le risorse che ricevono dallo Stato centrale per la sicurezza sono estremamente ridotte, e quindi ancora una volta grande impegno di Regione Lombardia con questo bando di 3 milioni di euro.